In questo video ti spiego perché le tecniche di trading non funzionano. Nessuna tecnica di trading che troverai in giro per la rete, o tecniche di trading che ti vendono negli ebook, o tecniche di trading che ti vendono nei videocorsi, o tecniche di trading che ti vendono nei corsi, nessuna di queste tecniche funziona e te lo spiego il perché. Una motivazione sta esattamente qui davanti ai tuoi occhi, anzi, forse è la motivazione, cioè quello che tu vedi adesso è il grafico euro-dollaro. Oggi ha fatto 35 pip, ok? Solo nell'ultima ora ha fatto 8 pip, cioè è stato all'interno di 8 pip, ok? Come può guadagnare un trader in intraday, dico, in 35 pip al massimo? La seconda motivazione è, andiamo nel daily, questa candelina qui era addirittura peggiore di oggi, è di 24 pip, cioè una intera giornata che fa 24 pip. Da qui a qui invece già erano 50 pip, cioè il doppio. Il giorno precedente era già il doppio, il giorno prima ancora era di 65 pip, quindi ancora di più. Guardiamo poi che cosa succede qua, ad esempio, in questa giornata ne ha fatti 166, in questa giornata ne ha fatti 163 e così via. Che cosa ti voglio dire con questo? Che il mercato cambia, è dinamico nel senso che non che va su e giù e basta, il mercato cambia proprio personalità. Insomma, arrivo al dunque, imparare una tecnica e utilizzare quella, sempre quella tecnica sullo stesso grafico, sulla stessa valuta, in questo caso stai guardando l'euro-dollaro, utilizzare sempre quella tecnica è un po' come avere una cassetta degli attrezzi e utilizzare sempre soltanto un cacciavite a croce. Ovunque. Se devi piantare un chiodo, utilizzi quel cacciavite a croce. Se devi svitare una vite, però a taglio, utilizzi il cacciavite a croce. Non funziona. Naturalmente i trader, i guru di trading che ti fanno vedere le loro tecniche che funzionano nel mercato, ti fanno vedere tutte le volte che quella tecnica ha funzionato. Semplicemente ti fanno vedere le giornate che vanno bene a loro, ti fanno vedere la benedetta vite a croce. Quindi ti danno il cacciavite a croce, ti danno la vite a croce, ti dicono: vedi che funziona? Grazie al cazzo. Quindi è ovvio che funziona. Funziona quando vuoi tu. Ed è un po' il motivo per cui neanche gli EA funzionano. Gli expert advisor, quindi i robot, funzionano. Anche questo è il motivo per cui non funzionano. Ci sono dei momenti quando te li vendono che il robot sembra funzionare alla grande, poi piano piano comincia a perdere, alla fine è una vera ciofeca, non funziona più. Perché? Perché il mercato è cambiato, ma non bisogna dare colpa al mercato, perché il mercato è esattamente quello che noi vogliamo utilizzare, quindi non è il mercato che è sbagliato, sono le tecniche, l'approccio che è sbagliato. Allora, come si fa a guadagnare dal trading utilizzando le tecniche? Ora, o ti vai a fare tutti i corsi e ti impari tutte le tecniche che ti insegnano, ovunque nel mondo a imparare tutte le tecniche possibili per cercare di capire quale tecnica utilizzare. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere quella della price action, no? Quella famosa price action che alcuni trader ti vogliono insegnare. Ok, può sicuramente funzionare, sì, sicuramente può funzionare, ma qual è il problema? Intanto tu entri e non sei sicuro che la posizione andrà a tuo favore, a tuo vantaggio. Non sei sicuro, semplicemente hai un pattern grafico, storicamente più o meno è successo questo, e allora entro e spero che vada così. E affidi tutto al tuo stop loss. E questa la tua soluzione, è lo stop loss. Quindi incroci le dita, apri e preghi. Il secondo svantaggio è che devi stare attaccato al grafico e operare, cercare il pattern grafico su più valute. Quindi guardare tutte le valute, scorri, scorri, scorri in cerca del pattern grafico migliore e poi quando lo trovi finalmente entri in posizione. Però questo significa che ti lascia attaccato ai grafici e non ti permette né di vivere. Quindi che vita, che razza di vita? No, io conosco, ho conosciuto dei trader che magari fanno anche 500 operazioni al giorno, sì, però voglio dire, che vita fanno? Stanno 16 ore davanti al grafico e no, secondo me questa non è vita, cioè non è vita, sei un robot e va bene così. Qual è la soluzione allora? La soluzione è il Banks Mirroring, lo dico chiaro,
La soluzione è il metodo Banks Mirroring, che ti permette di copiare le banche. Perché devi copiare le banche? Beh, per questi motivi. Primo motivo: le banche sono miliardarie, neanche milionarie, sono miliardarie e pagano milioni e milioni di dollari i loro analisti. Quindi se c'è da analizzare qualcosa, ti conviene sfruttare le analisi delle banche. Secondo motivo: le banche spesso hanno delle notizie interne che fanno, sono loro stesse che fanno uscire al pubblico attraverso dei comunicati stampa o attraverso degli incontri. E per questo motivo, naturalmente, prima di dare la notizia è molto probabile, insomma, adesso so che può suonare complottista, però è naturale che sia così, è naturale che sia molto probabile che prima di far uscire la notizia loro si proteggano. Ed è esattamente la cosa che abbiamo notato noi di fare Forex.it, te lo posso dire, l'abbiamo notato più e più volte, abbiamo notato che ci sono stati dei movimenti un po' strani, magari contro trend, contro tendenza, cioè magari ad esempio un'economia stava andando da Dio, stava andando molto bene, il trend principale dell'euro-dollaro magari era in forte salita, per dire, ad esempio, un esempio, però l'abbiamo notato diverse volte. Abbiamo notato poi dei cambiamenti di trend invece per quanto riguarda le banche, abbiamo visto ad esempio forti vendite da parte delle banche, e allora abbiamo intuito che stava per succedere qualcosa, infatti poi in genere nel giro di 3-4 settimane poi viene data la notizia, cioè viene specificato che effettivamente quell'economia non è più tanto sana, e quindi a quel punto anche gli investitori cominciano a vendere magari invece che comprare, o viceversa. Facciamo un passettino indietro. Come funziona il mercato del Forex? Chi sono i principali attori del mercato del Forex? Devi sapere che nel mercato del Forex i principali attori sono solo due. Intanto gli acquirenti, naturalmente, chi compra quindi e chi vende, ok? Quindi il mercato si muove perché? Perché c'è l'incontro fra la domanda e l'offerta. Quindi c'è qualcuno che compra euro e qualcuno che compra dollari vendendo euro. Dipende poi da a che quotazione vengono fatti questi scambi, allora il mercato si muove da una parte o dall'altra. Più ci sono acquisti, naturalmente, e più la quotazione giustamente sale. E viceversa, più ci sono vendite, più la quotazione scende. Ma più nel dettaglio, chi sono questi acquirenti e chi sono questi venditori? Devi sapere che non siamo né io né te, cioè noi siamo veramente una percentuale bassissima, quindi io e te non possiamo muovere il mercato, o meglio, si potrebbe anche fare, ma in determinate condizioni di mercato molto rare. In realtà, i veri principali attori del mercato sono principalmente due: le multinazionali e appunto le banche. Perché le multinazionali investono nel Forex? Beh, perché vendono magari i loro prodotti e i loro servizi in tutto il mondo e quindi devono proteggere dalle fluttuazioni del mercato, dal tasso di cambio, e si devono proteggere da lì, ma non gliene frega niente a loro guadagnare. Quindi qual è il core business delle multinazionali? Il loro core business è vendere prodotti, i loro prodotti o i loro servizi in tutto il mondo. Quindi perché investono? Di nuovo, investono nel Forex semplicemente per mantenere un equilibrio e quindi riuscire a prevedere meglio poi in amministrazione, riuscire a prevedere meglio quali sono i costi e quindi non essere soggetti alle fluttuazioni di mercato, che sarebbe un disastro. Ok, hai in mente più o meno quante società esistono nel mondo? Più o meno le multinazionali si può dire che siano nell'ordine delle 100.000 multinazionali in tutto il mondo. Quindi 100.000 multinazionali che investono nel Forex, milioni e milioni, anzi triliardi di dollari ogni giorno, perché devono proteggersi magari perché hanno prodotti in vetrina o perché semplicemente devono trasportare qualcosa da una parte o un'altra e così via. Io e te non abbiamo così tanti soldi da poter soddisfare la domanda delle multinazionali, ed è per questo motivo che le banche sono il secondo attore principale all'interno del mercato, perché le banche hanno abbastanza soldi da poter soddisfare la domanda delle multinazionali. Qual è il core business di una banca? Guarda caso, è guadagnare esattamente dalla finanza, dal mercato.
quindi dal Forex. Ora, pensaci bene un attimo. Alle multinazionali guadagnare dal Forex non importa. Cioè, davvero, davvero non importa, nel senso che se guadagnassero dal Forex, vorrebbe dire che dall'altra parte perderebbero, nella vendita del prodotto. Cioè, facciamo così, ti faccio questo esempio. È presente Bartolini? Bartolini, penso di sì. Insomma, Bartolini è una delle società più famose in Italia che spediscono pacchi in tutto il mondo, in tutta Italia soprattutto, ma in tutto il mondo. Facciamo, adesso non so quanti camion abbia Bartolini, facciamo che ne ha 1000, ne avrà molti di più, ma facciamo che ne abbia 1000, no? Quindi tutti i giorni Bartolini ha 1000 camion che percorrono migliaia, migliaia, migliaia di chilometri tutti i giorni. Quindi Bartolini si può dire che è una delle società che consuma più petrolio di tutta Italia, si può prevedere, no? Più o meno. Ora, il signor Bartolini, naturalmente, non so chi ci sia dietro Bartolini, comunque mettiamo che si chiami il signor Bartolini, è un uomo d'affari, quindi co conosce benissimo anche il mondo della finanza, e quindi che cosa farà sicuramente il signor Bartolini? Quando il prezzo del petrolio stava a 1,20, avrà sicuramente pensato di acquistare tanti barili di petrolio quanti sa che ne consuma più o meno in un anno. Nel mercato finanziario, ovviamente, quindi compra dei futures. Mettiamo che in un anno il petrolio passa da 1,20 a 1,80, sarebbe una tragedia, ma più o meno è successo così. Sicuramente i suoi camion, pur avendo consumato lo stesso livello di carburante, hanno speso molto più denaro nelle pompe di benzina, perché semplicemente la benzina costa di più. Se Bartolini ha fatto quell'investimento nel mercato finanziario, i suoi contratti futures lo avranno fatto guadagnare nel suo conticino di trading, ok? Quindi e fra l'altro quanto avrà guadagnato? Avrà guadagnato esattamente quanto ha speso di più nei camion. È un equilibrio, una bilancia. Al contrario, se da 1,20 fosse passato a 87-80 centesimi, per dire, avrebbe speso molto di meno nei rifornimenti con i camion, ma dall'altra parte, quindi avrebbe risparmiato tantissimo da quella parte, ma invece dall'altra parte avrebbe perso nei contratti futures. Ma al signor Bartolini non importa questo. Lui vuole soltanto poter prevedere i costi, non essere soggetto alle fluttuazioni dei vari tassi, fluttuazioni di mercato, e perché il suo core business è guadagnare dalle spedizioni. Quindi lui non si vuole preoccupare, non è un trader, non gliene importa niente di che cosa fa il mercato. Non vuole speculare. Dall'altra parte, invece, chi gli ha venduto quei contratti futures? Ma guarda un po', proprio le banche. Solo le banche possono permettersi di soddisfare la sua domanda. Ora, trasportiamo questa cosa nel mercato del Forex. Facciamo finta che Bartolini abbia investito nel mercato del Forex per sue ragioni personali, perché magari ha dei prodotti in vendita in tutto il mondo. E ti posso dire con l'assoluta certezza che nel mercato del Forex le banche faranno di tutto per poterci guadagnare, ok? Quindi, visto che a Bartolini non interessa guadagnare o perdere nel mercato dei futures, faranno di tutto per fare in modo che il mercato vada nella direzione per farle guadagnare. Ok, quindi io in questo video ti ho spiegato perché le tecniche di trading non funzionano, perché secondo me devi smettere di fare corsi dei guru di trading che ti continuano a insegnare tecniche di trading, il santo graal di qua, santo graal di là, eccetera, eccetera, eccetera. Perché secondo me devi smetterla di pensare di imparare a fare la price action, ad esempio, perché la price action va bene, ma è un altro strumento che devi tenere lì in considerazione sicuramente, ma non ti permette di vivere perché devi stare davanti ai grafici continuamente, continuamente, continuamente. Quello che devi fare invece è sfruttare le analisi milionarie delle banche, sfruttare il fatto che le banche si mettono d'accordo per poter portare il mercato o da una parte o dall'altra, quindi o su o giù, e guardare il mio prossimo video che pubblicherò domani o dopodomani, insomma, con calma, dove ti mostrerò le prove che quello che sto dicendo funziona davvero, le prove che il Banks Mirroring funziona davvero. Adesso invece ti saluto. Ciao!